Ecco, questo è stato l'esatto momento in cui mi accorsi che qualcosa non andasse per il verso giusto. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo sempre qua su Fortnite Road to Battaglia Reale. Battaglia? E vittoria reale. Magari fosse battaglia, perlomeno vincerei subito. Basta schiacciare giochiamo. Bene, ma partiamo subito e soprattutto speriamo sia la volta buona. Via! Bene ragazzi, partiamo alla grande. Oddio, alla grande non lo so. Però intanto partiamo, buttiamoci giù. Senza mani. Come sono io quando gioco, senza mani. Tra l'altro sarete contenti di sapere che sono fuori allenamento, perché tra una roba e quell'altra, praticamente l'ultima volta che ho giocato a Battle Royale è quando l'avete visto voi, quindi 2 settimane fa. Oh, attenzione. Bene, raga. La pistola? Aspetta, c'è gente. Ma dov'è? Si è fatta notte, dov'è finito? Ok, spara, vende. Che mi avete insegnato che a quanto pare serve più di quello che mi pensavo. Che mi pensavo. Oggi io in italiano. Ma via. Mi sono girato giusto un secondo. Qualcuno mi spiega di voi perché io non abbia bevuto lo scudo? Sì, ripetiamo in coro. Sei un idiota. Bravi. Oh, ci siamo capiti. Raga, scusate. Scusate se vi faccio assistere a certi scempi. Vi giuro che non lo faccio apposta. Bene, andiamo nel posto più remoto, nella torre più alta proprio, perché non voglio proprio vedere nessuno. Una settimana che non gioco e torno ai livelli di 20 anni fa. Mamma mia. Neanche esisteva Fortnite. Qualcuno c'è, raga. Cioè, stiamo partendo subito male. Sono sopra di me. Sono due. Bello. Mi stanno fightando. Ah, ti ho rubato la kill. Ah, devo fatti fare i due. Bene, raga. Ottimo. Meno male. Giuro che avevo l'ansia, eh. C'è niente, no? Ne salva il mondo. No, ne salva il mondo. Non cercare robe dove non ci sono. C'è qualcuno? Li ha fatto fuori con una pistola. Dopo che io ho fatto 2 kill di seguito. Non è giusta questa cosa. Non è giusta. Va bene? Adesso neanche il fatto di costruire, perché non faccio neanche tempo a recuperare materiali. Cosa sta succedendo qua? Lo so che tanti di voi pensano che lo faccio apposta, ma fidatevi, non è così. Vabbè, terzo tentativo. Vediamo cosa succederà stavolta. Quale disgrazia ci capiterà. Comunque, raga, si sta delineando veramente uno scenario orribile. Stavolta sto andando veramente male. Ho distrutto tutto. Non volevo, però vabbè, recupero da sotto, grazie. Ma è già la seconda volta, però. Guarda quanti funghi che sto trovando. Mi sono fatto quasi lo scudo solo di funghi. È una cosa allucinante. Qua si posso entrare, eh? Faccio tipo i leoni dal circo. Esattamente, ormai abbiamo imparato. Le scale distruggono tutti. Adesso userò solo scale. Anche per fightare uso le scale. Quanti giocatori rimasti. Ed è una cosa veramente triste. Ma è il mio miglior risultato della giornata. I manifesti di Star Wars. Scene esclusive in anteprima sulle orbite rischiose. Il 14 dicembre 2019. Mi raccomando, non mancate. Vai vai. Fammi una doccia di slurp. Oh, va a posto. Ma sì che ci siamo. Raga, c'è. Vampa, vai, vampala, olle. Cosa? Fucile pesante tattico. Che bella cosa. Ah! Aiuto! Non si fa. No che non si fa. No, dovevo costruire. Stavo per costruire. Oh, mi è venuto in mente troppo tardi. Lo stava costruendo lui, tra l'altro. Non è giornata, non è assolutamente giornata. Su questo ne siamo sicuri. Che poi, paradossalmente, ho anche fatto qualche kill. Non è che sia andato così male. Il problema è che boh. Ok, allora, ho un po' di roba, l'ho presa. Non so quanto mi servirà tutta sta roba, perché non è roba che... è roba intercambiabile in realtà, però fa niente. Quanto sono... oh, la miseria. Ma dai, sta roccia. Ma perché c'è sta roccia? Oh, ma pensa a te, oh. Allora, lì sopra c'è un coso. E come abbiamo imparato, cosa si fa in questi casi? Si costruisce una scala. Ecco qua, bene. Scusa? Cioè, c'è la pompa leggendario, a casissimo. Non mi serve la canna da pesca. Sì, proprio quello giusto ho lasciato. Scambio perfetto. Sarebbe da me, però adesso non esageriamo. Siamo lontani, siamo tranquilli. Perché tu sta stanzia di attaccare a un certo punto? Se si attacca, difendi. Ti difendi, se no, no. O no.
A sto punto, tanto. Qualcosa sta... Perché c'è sta cosa? È abbastanza inquietante. Vabbè. Non è che qui combattono, mi stanno attaccando. Ma dov'è? Esci fuori. Se ne hai il coraggio. Che io non ne ho. Come ho fatto a mancarlo? Ma c'era il vento? Ricordati di caricare l'anno prossimo, fenomeno. Wow, 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 wow. Con calma, Ragazzi, non avete idea di quanto stia rischiando. Quello sta costruendo. Anzi, sì, l'avete l'idea, state guardando. Se non avete giustamente cambiato canale. Gente mi segue. No, mi sparano. Ma da dove? Ok, raga, ho avuto un piccolo problema. Mi si è bloccata la telecamera a un certo punto. Non so a che punto. E comunque sta di fatto che mancano 5 secondi all'arrivo della prossima safe. E siamo in 13. E mi continuavano a pushare fino a un attimo fa. Al momento hanno smesso. E sì, ho costruito. Però ho anche finito i materiali. Secondo qua. E non ho materiali. È impressione che... veramente costruire. Oh, ah! Sì, l'ho fatta da infamissimo. Oddio. Sì, da su mi serve un materiale. Ah, ne ho già 999, non me ne ho neanche accorto. Tanto tra un po' si va al fight pesante, sono sicuro. Quindi direi di armarci pesantemente. Dov'è l'RPG? Aspettiamoli qua. Li ho visti alla grande. Dov'è che mi sta sparando? Tipo in un angolino, cioè guardate. Assurdo. Ok, li vedo tutti e due che stanno combattendo tra di loro. Quindi ne manca uno però, dov'è? Mi va più l'audio. È andato. Raga, non sento più da una cuffia. Cioè, sta veramente succedendo il finimondo. Fame. Sto andando di granate. Perché fa di RPG? Veloce, sto RPG, la devi caricare. Secondo. Mamma mia. Mi sono dovuto alzare un attimo. È stata una cosa veramente assurda. Bene. Giuro, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo di arrivare in fondo. E non mi aspettavo neanche di riuscire a arrivare così tanto vicino. Purtroppo ho paura che il Vampa 1 non sia per me. E poi, devo stare un po' attento nell'uno contro uno. Però ho costruito. Non so se avete notato. Ho costruito. Ed non è una cattiva cosa. Per me, anzi, è ottimo. Quindi, va bene, dai. Mi ritengo abbastanza soddisfatto. Visto anche le partite di prima. Andiamo al faro. Ok, raga, sono al faro. Si schianteranno tutti. Dino. Oh, ecco. Mamma mia, che rischio. Mamma mia, ma neanche a far parkour. Questa è una mappa di Fortnite. No, di questo punto. Però continuo a sentire. Infatti c'è. Ma dov'è? Sarà giù per forza. Eccolo qua. Comincia a girarmi la testa. Qua continua a girarmi la testa. Quanto è grande sto fatto? Facciamo a fare un po' di materiale, va? Prima veramente me la sono vista. Fare irruenza così forse è un po' rischioso, però. Ecco, volevo ricordarvi che questa non è una guida, quindi non fate assolutamente quello che faccio io, perché è veramente pericoloso. Quanti e dove sono, perché... E dubbio, costruisci una scala. Oh, ecco, infatti, ho distrutto tutto, vabbè. No, sto sentendo un altro forziere, non è possibile. No. Mi è rimasta in testa il suono del forziere, ma lo sento ovunque. Ah, no, c'è davvero. E ovviamente, quando... No, non una parete, una scala. Bevi. Non l'ho fatta apposta. Cioè, io non sono veramente pronto. La gente qua sempre meno. Ah, no, ma fate pure. Non vi preoccupate. Io non esisto. Non sono mai esistito. Sì, è lì. Non mi ha visto. O almeno non credo. La gara è chi ha il fortino più alto. E non mi sono accorto che ne mancano 4. Non sono attrezzato. Non ho nulla. Potrei fare una vegliaccata. 105 glielo tolgo. Manca 3 persone. Io non ce la faccio. Non posso. Ecco, questo è stato l'esatto momento in cui mi accorsi che qualcosa non andasse per il verso giusto. Allora mi alzai e andai verso la telecamera, lasciando il mio personaggio al sicuro dietro a quella bellissima roccia. O almeno così credevo. Beh ragazzi, lo so che probabilmente da me ve lo aspettate, ma sta di fatto che gli oggetti della mia casa si sono rivoltati contro di me, stavolta sabotandomi un video. Mi hanno eliminato nel momento in cui io sono andato a vedere cosa succedesse alla telecamera, perché nel mentre si era surriscaldata. Mai successo. E niente, sta di fatto che i tentativi sono finiti e io
rimango terzo, magari avrei perso comunque, però sai, è divertente combattere fino alla fine, e invece no. Quindi finiti i tentativi, non ci resta che andare all'angolo dei saluti. Saluto Ilaria Fabbro, saluti, sei un grande, il mio nome è Marchez 911, ti ho già mandato la richiesta, va bene, andrò a vedere, ciao Ilaria. Saluto il ninja di Follonica, fantastico, grandissimo. Ciao Vano, mi potresti dare consigli per YouTube, please? Allora, guarda, l'unica cosa che ti posso dire è di fare, soprattutto di divertirti, che è la cosa principale. Poi continua a pubblicare video come se non ci fosse un domani, non si sa mai, prima o poi magari beccherai quello giusto come è successo a me. Saluto i Leak 544 Gacha, potresti costruire un cubo e sparare gli zombie e cerca di trovare cure, ok? E soprattutto non dormire, hai ragione, hai ragionissimo. Sì, no, il fatto di boxare ci sta in questi casi e sparare gli zombie ovviamente. Devo stare molto molto attento in Salve al Mondo, è vero. Ciao, saluto Christian00LOL, accetti una richiesta, mi chiamo Christian00LOL, right? O Christian00Pro, una cosa un'altra, lo ricordo, ti consiglio, grande, sei meglio di me, ti consiglio di costruire appena ti sparano, hai ragione, di non cedere in provvidenza se l'avversario se non ti vede, e mi sa che effettivamente seguirò il consiglio, hai ragione. Ciao, saluto Umberto Marino, ciao ad Antonella Russo, mi saluti, ti stimo un casino, certo, ciao. Saluto Jacopo Setola, per imparare a costruire fai un video sulla creativa così impari, bel suggerimento, ci stavo già pensando, quasi, però già oggi ho costruito di più, piano piano sto imparando. Ciao, saluto Emanuele Mocan, ciao a The Real Maximus, Vano sei un grande su Fortnite, vorrei tanto arrivare alla prima vittoria reale, a chi lo dici? Sto ancora aspettando un video con MotoGP19. Ragazzi, non avete idea di come faccia ridere quando gioco ai giochi di moto. Cado sempre, è una cosa allucinante. E purtroppo non ho MotoGP19, probabilmente anche per questo motivo, però non si sa mai nella vita, magari prima o poi lo porto. Ciao, saluto Fic3RN, mi accetti la richiesta? Mi chiamo vi giuro che devo andarli a vedere, sono più di 1000. Cercherò di accettarle, scusatemi. Ciao, saluto The Venom Official Channel. Ah, complimenti, che onore. Potresti portare video di Fortnite in compagnia? Ci starebbe. Mi mandi la richiesta d'amico su PS4. Raga, mandatemele voi perché già ne ho tantissime. Se devo anche mandarmele è un disastro, davvero. Ciao, saluto numero 9 Mangiapelo. Va bene, mi saluti? I mostri. Ah, devo salutare i mostri? Va bene. Ciao mostri, saluto enorme. Ciao. Non l'ho capita, però ciao. Bene ragazzi, e come sempre io saluto tutti quelli che hanno provato, e se vorreste riprovarci commentate con hashtag mannaggia gli oggetti, che poi è praticamente il mood della mia vita. Bene ragazzi, il video finisce ufficialmente qui. Io come sempre vi invito, se vorreste fare un bellissimo regalo di Natale, ad andare su Pumpling e vedere queste bellissime magliette, ci sono anche di Fortnite come potete vedere, e mettere il codice VANO20 al momento dell'acquisto per avere il 20% di sconto su tutto ciò che vorrete. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace, soprattutto condividete, e noi ci vediamo sabato e mercoledì prossimo con altri due nuovi video, e bella!